Passito di Pantelleria, la bontà e la completezza di questo prodotto è l'espressione della grande tenacia dei piccoli produttori, come il caso di Solidea, che dentro queste bottiglie mette la forza di una grande passione, ma soprattutto anche di una tradizione. Quanto impegno ci vuole per portare avanti un'attività storica con tutto il suo patrimonio storico? È un impegno costante sicuramente, tanto lavoro dietro, tanta fatica, anni e anni e anni di tradizione che bisogna sempre continuare a portarla avanti nel tempo, quindi una tradizione che si tramanda da padre in figlio, e farò così anch'io, spero, con i miei figli. Tanta fatica, perché il lavoro è duro e quindi c'è tanto lavoro dietro, quindi bisogna fare le cose con calma, bisogna avere tanta pazienza, tanta dedizione. È un lavoro che richiede veramente una passione. Ecco, quanto orgoglio c'è però quando dietro, ecco, sì, l'apprezzamento, certo, nel passito di Pantelleria c'è il volto di una donna, di una famiglia, ecco, anche, sì, di una generazione. Quanto orgoglio c'è? Tanto orgoglio. La nostra è un'azienda a conduzione familiare, quindi ci occupiamo proprio noi di tutto, dalla lavorazione del vigneto e quindi l'appassimento e anche tutta la produzione, perché mio marito appunto si occupa di tutta la parte tecnica, quindi tutto quello che riguarda la cantina, la produzione del passito, e poi naturalmente tutto il lavoro che c'è dietro nel vigneto, quindi ci occupiamo noi proprio di tutto, e quindi tutto ciò che viene fuori è frutto del nostro lavoro, e quindi è un grande orgoglio. Siamo sempre contenti quando il prodotto insomma viene apprezzato, e quindi ci fa un immenso piacere.